Basta, oggi è la svolta definitiva. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò come caricare un progetto realizzato con Scratch su ITC per poi poterlo monetizzare. Iniziamo! ITC, per chi non lo conoscesse, è un portale di giochi indie dove si può trovare un po' di tutto. Oltre che veri e propri giochi fatti con vari motori, si trovano anche risorse per sviluppatori, che siano gratuite o a pagamento. In più, è anche presente una grossa community di utenti che si dedicano allo sviluppo di videogiochi. Oggi, come ho anticipato, andremo a vedere come caricare su questo portale, che dà la possibilità agli sviluppatori di caricare gratuitamente i propri lavori, permettendo di distribuirli gratuitamente a pagamento oppure dietro donazione. Quindi vediamo come procedere. Ok, questi sono i miei progetti fatti con Scratch che ho condiviso. Ne scegliamo uno a caso da caricare su ITC. Direi, Flappy Bird. Ok. Benissimo, questa è la pagina di presentazione del gioco. Un tempo, con Scratch 2, c'era qui sotto una casellina che dava un codice che permetteva di inserire il progetto Scratch dentro pagine HTML. Ora il codice è stato tolto, non so per quale motivo, deve essere una delle tante genialate che sono state portate con l'arrivo di Scratch 3, per cui tutti gli utenti sono tanto felici. Comunque non c'è problema, perché tanto si trattava di un codice HTML abbastanza standard. L'unica cosa è che il codice HTML fa riferimento a una pagina del sito che per adesso esiste, ma che, insomma, si spera che non venga rimossa. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna andare a copiare questo codice dalla barra degli indirizzi del gioco. Questo codice è un codice univoco che identifica il nostro progetto, a patto che sia stato condiviso nel portale di Scratch. Quindi copiamo il codice identificativo e apriamo un editor di testo. Si può aprire qualunque editor di testo o, se ne possedete uno sul computer, un editor per file HTML. Tranquilli, vi spiego tutto, è molto semplice. Ora, io potrei utilizzare degli editor HTML, ma so che magari molti di voi non ce l'hanno, quindi usiamo un comune blocco note. Attenzione, il blocco note può creare dei problemi, quindi magari, se potete, è meglio che andiate a scaricare qualche editor gratuito, come per esempio Sublime Text. Se invece, insomma, avete un pochino di dimestichezza e riuscite a creare una pagina HTML anche con il block note di Windows, fate pure. Io adesso, per l'esempio che vado a fare, invece di usare un editor HTML, utilizzerò un block note. Quindi, ecco qua, questo è un comune editor di testo del Mac, si chiama Text Edit, dove posso, scrivere normalmente quello che voglio. Bene, vado a incollare dentro un codice HTML molto semplice per chi conosce il linguaggio. Per chi non lo conosce, invece, ve lo lascio nella descrizione di questo video in modo che possiate fare copia e incolla. E una volta copiato il codice, bisogna andare a cercare la parte dove c'è l'indirizzo di una pagina del sito di Scratch. Cercare la scritta codice ID e andare a sostituirla con il codice univoco che abbiamo copiato dalla pagina del nostro progetto. Semplicissimo! Ora, questo file che abbiamo creato, andiamo a salvarlo come documento HTML, pagina web HTML. L'importante è che abbia un nome, lo chiamiamo index.html e lo salviamo nel computer. Allora, devo fare una velocissima precisazione. Ci sono alcuni editor che aggiungono delle parti di codice che in teoria non vengono scritte per poter far funzionare il file che si va a creare. Per esempio, nel file che ho appena creato, index.html, andando a salvarlo in quel modo, il programma mi mette in maniera nascosta una serie di tag HTML che permettono al file
di funzionare. Questo, nel caso specifico, a noi non va bene, perché l'editor va a gestire il file come ritiene più opportuno e non come vogliamo noi. Quindi, per evitare di usare editor che non fanno in maniera giusta quello che noi vogliamo, vi consiglio di utilizzare Sublime Text, che è l'editor che vedete qui a schermo. Andando sul sito sublimetext.com si arriva a questa pagina, c'è il download direttamente pronto per il nostro sistema operativo, altrimenti basta andare sul pulsante download e si può scegliere tranquillamente il download che si preferisce. Molto semplice, quindi tutto quello che è stato detto finora per la creazione del file rimane, soltanto che invece di utilizzare un qualunque editor, magari scaricate e usate Sublime Text in modo da non avere sorprese, perché se il file che andiamo a creare funziona male, il sito non lo riconoscerà e quindi il nostro gioco Scratch non potrà essere utilizzato. Solo questo. Purtroppo, come sapete, il mio tempo è poco, quindi non ho avuto modo di rigirare tutto il video per poter correggere questa parte, quindi mi sto infilando tra una parte e l'altra. Molto bene, torniamo al video. Bene, abbiamo realizzato un file HTML che contiene un iframe, per chi sa di cosa sto parlando, e ora non ci rimane che andare a caricare questo file su ITC. Quindi, sito di ITC. Bisogna chiaramente registrarsi, mi auguro che non ci sia bisogno di mostrarvi tutta la procedura di registrazione, dovete inserire l'email, ricevere l'email di verifica, cliccare, verificare il vostro account, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta che siete registrati, andate qui in alto. Io ho il nome Corso Web perché avevo creato l'account per fare dei test per un corso che stavo facendo. Quindi andate su Dashboard e fate Create New Project. Molto bene. Titolo del progetto. Abbiamo detto che stiamo inserendo il progetto Scratch di Flappy Bird, quindi Scratch Bird. Qui project URL lo crea lui da solo. Description, scrivete una qualunque descrizione per il gioco. Chiaramente tutte queste cose, come rendere la pagina di ITC interessante e completa in ogni sua parte, magari è meglio che ve lo facciate spiegare da Samuele Sciacca, che sicuramente lo sa fare meglio di me. Io mi limito a spiegarvi come andare a impostare alcuni parametri per poter far funzionare il gioco. Quindi descrizione, classification, è un gioco, kind of project, qui bisogna scrivere che è un gioco in HTML, quindi HTML. Qui si lascia release e qui si può scegliere se accettare donazioni, rendere il gioco a pagamento oppure renderlo completamente gratuito. Mi limito a lasciare donazioni, tanto non lo pubblicherò mai questo gioco. Uploads. Ora qui dobbiamo caricare la pagina HTML che abbiamo creato poco fa. Quindi upload files, pagina index.html creata poco fa, apri, perfetto. Ci ha caricato la pagina. Qui si può decidere se renderla disponibile per varie piattaforme, insomma, lasciate tutto così com'è, a meno che non sappiate cosa state andando a cliccare. Si può definire l'ambiente per cui si può utilizzare questo gioco. Ora, io ho fatto un po' di prove, i giochi, per quello che ho visto io, funzionano molto bene sul computer, ma ci sono dei problemi di dimensioni per quanto riguarda il mobile, per farli girare su telefono. Girano, ma viene tagliata una parte di schermo. Ora, non ho avuto il tempo di fare troppi tentativi, quindi probabilmente esiste o può esistere una configurazione che permette di far funzionare il gioco anche su mobile, ma in questo momento non so dirvi qual è. Però vi mostro qual è la configurazione, secondo me, ottimale per farlo funzionare su desktop. Quindi, scendiamo, embed in page, ok, manually set size, ok, e mettiamo qui le dimensioni. Secondo me le dimensioni migliori sono il doppio delle dimensioni dello stage, cioè quello che andiamo a vedere quando facciamo un full screen. E quindi passiamo da 480x360 a 960x720.
Ok, qui chiaramente non vado a selezionare niente perché in questo momento non mi serve. Qui bisogna andare a descrivere il gioco, selezionare un genere, puzzle, i vari tag per poterlo trovare, eccetera, eccetera, eccetera. Qui si possono abilitare i commenti per quanto riguarda la community. E attenzione, se ora vado a salvare la pagina, il gioco è in modalità draft, cioè potrò usarlo solo io che sono il proprietario. Se invece lo metto restricted, lo potrò usare soltanto io e le persone autorizzate. E se invece voglio che chiunque lo possa utilizzare, devo andare a selezionare public. Ora io sto facendo una prova, quindi draft, basta e avanza. Però ricordatevi, per poterlo far utilizzare a tutti, dovete mettere public. Save e view page. Molto bene, ci ha caricato il nostro gioco. Siamo nella pagina che è stata creata con il nostro gioco. Pagina che, volendo, può diventare pubblica. Molto bene, andiamo a testare il gioco. Run game. Ecco, vedete, il gioco carica, si collega alla pagina che abbiamo impostato del sito di Scratch, carica il gioco e ci permette di utilizzarlo. Bandierina verde. Il gioco è perfettamente funzionante. E vabbè, e io poi muoio subito. Ma non fa niente, perché l'obiettivo era caricare un gioco fatto con Scratch su ITC. Molto bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso vi chiedo come sempre di lasciare un like. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di abilitare la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video, che non si sa bene quando sarà. Un saluto a tutti!